E Radio Radicale con il senatore Maurizio Gasparri, che è venuto a seguire qui i lavori della Commissione Bilancio sulla la manovra. Allora, pensa che verranno rispettati i tempi, che si comincerà a votare tra sabato e domenica o tra domenica e lunedì? Si arriveranno ai tempi previsti, come è sempre successo, si ha la sensazione di asfissia in alcune fasi, tanti vengono, pure noi che siamo senatori, passiamo alla Camera. Io sono qui per la sicurezza, tema che tutelo fin dall'infanzia, quando non sapevo di diventare parlamentare, ma nelle caserme con la mia famiglia, che erano tutti militari, seguivo il popolo in divisa. Adesso sto qui per vedere sul personale, le assunzioni, la previdenza, la tutela legale e altre voci, quale, diciamo, situazione si realizzerà, anche perché, come lei sa, quello che avviene alla Camera sarà poi votato pedissequamente al Senato e quindi non potremo fare un esame articolo per articolo, e quindi in questo monocameralismo di fatto cerchiamo di essere bicamerali, almeno noi venendo. Tutto andrà secondo i tempi, poi ci sarà la nottata, le decisioni finali, le votazioni, come è sempre accaduto. Quindi Teme non che mi il meraviglio. PD proverà ad occupare un'altra volta l'aula Ma per guardi, ma cercare. poi tanto alla fine tutto si approverà. Quindi io sono come quello che dice: ma d'inverno piove? Sì, d'inverno c'è, poi nevica, nevica. Poi che succede? Niente, che poi a un certo punto finisce e poi torna il sole. Se lo ricorda Scholz, il giardiniere, quel personaggio del film Oltre il giardino, che lo Sì, scambiavano Peter per uno Sellers. statista. Lui dice: ma che succederà? Se semineremo avremo un buon raccolto. Allora qui, dopo le piogge e le tempeste, si approverà il provvedimento. Ho capito. Quindi per le ultime cose si aspetterà il ritorno Io di. penso domenica sarà un po' la giornata clou, sì, insomma, ci saranno poi tutte le riflessioni dei ministeri, il Presidente del Consiglio e i gruppi parlamentari. Forza Italia ha alcune chiare priorità: sicurezza, pensioni minime, poi la tutela della questione edilizia, bonus e quant'altro. Insomma, abbiamo vari problemi, la decontribuzione per i giovani. Insomma, si sa, le bandiere di Forza Italia sono bandiere di interesse nazionale. Bene, grazie al senatore Maurizio Gasparri.